Ciao a tutti e a tutti, benvenuti o bentornati in un nuovo video. Come avete letto dal titolo, finalmente esaudisco tutti i vostri desideri. Sono mesi che mi fate domande, io rispondo un po' là, un po' qua. Ogni tanto lo metto in mezzo, ogni tanto lo sentite, sapete che c'è e siete curiosi. Giustamente, mi sento di dire giustamente perché lo sarei anch'io se vedessi la persona che sto seguendo iniziare una relazione, soprattutto una relazione un po' diversa da quella usuale. E quindi sono qua per spiegarvi un po' di cose. Ho aperto la box domande su Instagram, ovviamente mi avete invasa di domande, ne ho prese veramente il 2%, non sto scherzando. Penso box con più domande della storia, quindi fatevi un bel tè, una bella camomilla come ho fatto io e rilassiamoci e parliamo un po', chiacchiere tra amiche. Vi spiego qualche retroscena, vi spiego un po' di dinamiche anche di coppie miste, come sono viste, come la vivono anche qua in Corea. Questa è buonissima. Detto ciò, appunto, spero questo video non venga lunghissimo perché poi io quando mi metto a parlare vado a una macchinetta. Allora, penso la domanda più frequente di tutti, la più frequente sia stata: come e dove vi siete conosciuti? E poi in questo caso mi è stato anche chiesto chi ha fatto la prima mossa, quindi rispondiamo pure a questa, ma tanto sappiamo già la risposta. Allora, come sapete io non ho mai avuto un fidanzato, nessun tipo di frequentazione, fino appunto ai miei 25 anni. Principalmente per scelta, mi sento di dire, perché le opzioni ci sono sempre state. Non me la sentivo, normalizziamo questa cosa anche, perché poi tantissime persone, tantissime ragazze specialmente, si sentono in difetto quando non accade che hanno un fidanzato alle scuole superiori e vedono magari l'amichetta che invece sta col tizio, eccetera. Non caricatevi di un peso per cui magari non siete pronte in quel momento. Nessuno vi corre dietro, non c'è nessuna regola per cui si debba fare una certa cosa per una certa relazione per forza in una certa età. Io credo fermamente nel quando te lo senti lo fai, quando arriva arriva, eccetera eccetera eccetera. Quindi ve lo dico tutta la pace dei sensi del mondo, ma lo sapete benissimo perché me ne ho sempre parlato apertamente. Io non ho neanche mai baciato nessuno, nulla di nulla. E quindi questo è il presupposto. Detto questo, appena mi sono trasferita in Corea, un po' perché c'erano le mie amiche, un po' perché era una situazione un po' funny, bla bla bla, ho iniziato a vedere qualcuno, magari che conoscevamo, amici di amici, ma mai nulla di serio, perché poi io credo molto nelle mie sensazioni e nessuna di queste persone mi ha mai dato una sensazione di stabilità specialmente. Quindi sono sempre stata molto frenata anche in quelle situazioni. Quindi non è mai successo nulla al di là del usciamo, andiamo a cena, caffè, quello che insomma vi pare. Un giorno, vi racconto questa cosa, stavo sul divano scorrendo tra video, non mi ricordo anche dove, forse su TikTok o su Instagram, e avete presente quei ragazzi che fanno le interviste per strada qui in Corea? E avevano intervistato questa coppia mista, lei è americana e lui coreano, e avevano spiegato questa cosa di come si erano conosciuti in questa app, in realtà per imparare la lingua, e all'inizio insomma questo era l'intento, poi alla fine si sono innamorati eccetera eccetera. E vi giuro se vi dico che ho scaricato quest'app letteralmente la sera, perché poi io ho sempre orari improponibili, la sera verso le 11, appena ho fatto l'account, raga, non potete capire, mi giuro, cioè io sono una ragazza normale, cioè non sono Miss Mondo, non sono nessuno, ma ho cominciato a ricevere notifiche su notifiche su, cioè ero invasa letteralmente da persone, tant'è che ho subito chiuso l'app, continuavano però ad arrivare le notifiche. A un certo punto sono andata a spasso con Ami, ho fatto le mie cose, dopo un po' riapro quest'app perché dico, ma fammi vedere che tipo di soggetti ci sono, cosa ti dicono, perché poi la maggior parte delle app deve stare sempre tanto 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 attenti, specialmente con noi straniere. Lo scopo, insomma, è un po' quello che è. Quindi c'era le persone che scrivevano cose strane, le persone molto grandi che scrivevano tipo, cerco questo tipo di persona, vabbè. E avevo iniziato a parlare con una o due persone che però, ripeto, io seguo molto le mie sensazioni, non mi ispiravano nulla o comunque dicevano tutte le stesse cose. Io ho detto, vabbè, perché perdere tempo sostanzialmente?
chiudo l'app un'altra volta e vado a dormire perché poi si era fatta anche una certa. Prima di chiudere l'app, però, vengo rapita dalla foto profilo di un tipo. Aveva solo l'iniziale del nome e aveva l'immagine. Raga, questo se non è destino non lo so che cos'è, ma ci sono tante cose poi che sono successe. Aveva l'immagine di un coniglietto. Quindi apro la chat e vedo che aveva scritto un messaggio tanto. Così, cioè, vi giuro, ho detto no, io adesso mi devo mettere questo, lo devo leggere. Parlava e si rispondeva da sola, quindi ho detto o questo è pazzo oppure è una persona che ha così tante cose da dire, e quindi mi aveva incuriosita questa cosa. E il suo primo messaggio era: ciao, questo è il mio nome, bla bla bla, se è più facile puoi pronunciarlo così, Honey, e da qui poi il soprannome perché lo chiamo Winnie e tutte le cose. Ho fatto troppo ridere che lui si autodefiniva cose, quindi c'era anche un po' di follia che comunque ci piace sempre. E ripeto, era interessante questa cosa, quindi gli ho risposto subito e abbiamo cominciato a parlare. Siamo stati a parlare fino alle 4 di mattina, ma tipo di messaggi lunghissimi, e lui subito si è aperto tantissimo con me. E lui ha due nipoti, mi aveva già mandato le foto dei nipoti. E non so spiegarvelo, perché poi è molto difficile questa cosa, ma ho subito sentito di dover eliminare l'app, perché poi ovviamente ci siamo spostati su Kakao, e che lui fosse una persona per cui valeva la pena, insomma, il tutto, perché poi all'inizio diciamo che la situazione era un po' particolare, noi abbiamo iniziato a parlare e non ci siamo visti per tutto il primo mese, perché sempre lui stava studiando per una cosa e quindi non ci siamo visti. Quindi dentro di me c'era anche la cosa: io adesso sto investendo il mio tempo parlando con questa persona, sento un certo tipo di emozione, di sensazione, se poi alla fine non dovessi neanche mai vederlo, cioè c'era sempre anche questo punto un po' interrogativo. Però ripeto, mi sono fidata e tutto quanto, quindi ci siamo conosciuti su un'app che si chiama MIF, solo ed esclusivamente perché io ho visto quel video e ho aperto la sua chat perché aveva l'immagine di un coniglio, perché vi giuro c'erano tipo più di 400 persone, quindi credo nel destino, ci credo. E anche per lui era il primo giorno che aveva scaricato l'app. Non ho mai chiesto a quante persone avesse scritto, non so se voglio saperlo, quindi va bene così, lasciamo l'alone di mistero. Quindi chi ha fatto il primo passo, lui mi ha scritto per primo. Quindi questo per rispondere, vedete quanto ci metto. Questo video sarà molto lungo, devo un attimo accorciare, però mi piace anche raccontarvi nel mentre le mie sensazioni. Poi rispondiamo subito anche a quanti anni ha. Lui è del 95 e quindi ci passiamo 3 anni di differenza, perché appunto io sono del 98. Quindi adesso ogni volta che calcoli mi sbaglio, io quest'anno ne devo fare 26, lui quest'anno ne deve fare 29. Poi altra domanda super gettonata che però ho già risposto, e anche nei video dove sentite che parliamo ovviamente si capisce, ecco. In che lingua parlate tra voi due? Lo sapete che io non parlo coreano, o meglio, ora poi vi spiego. Principalmente parliamo inglese, lui è bravissimo, lui ha questa cosa che si sottovaluta tantissimo, ma è molto 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 bravo, specialmente appunto io avendo anche altre esperienze, lui se la cava molto bene. Ogni tanto ovviamente, come ce l'ho anch'io, perché io parlo benissimo inglese ma non è la mia prima lingua, quindi ogni tanto c'è della defiance, c'è un momento in cui uno si interroga su cosa dire, ma questa cosa io la trovo anche positiva perché ti dà il tempo di pensare e riflettere. E poi per fortuna, diciamo, ce lo riesco a essere simpatica sia in italiano sia in inglese, quindi va bene così. Pure in coreano, perché tanto ogni tanto faccio delle figuracce, quindi si mette a ridere e va bene così. L'importante è che si ride. Quindi dicevo, parliamo ovviamente in inglese, poi lui ogni tanto dice qualche parolina in italiano, ma così per divertimento. E io devo dire che da quando stiamo insieme senz'altro riesco a parlicchiare un po' meglio il coreano, ma veramente, cioè, gli dico quelle frasi basiche, anche perché un po' mi cringio da sola se anche gli dico le cose che so di sapere in coreano. Non lo so, mi sento un po' fuori posto se così di un tratto gli parlo in coreano, quindi è raro. Però comunque mi aiuta, e ogni tanto lui, non lo so, tipo si scorda che sta parlando con me, deve parlare in inglese, quindi mi parla in coreano, e devo dire che per me è molto più semplice capire la lingua che parlarla. Cioè ogni tanto lui pure rimane sorpreso perché dice: oh, hai capito? Perché magari lui mi parla pensando che io non risponda, invece gli rispondo giusto a quello che mi aveva detto. E quindi c'è questo gioco un po' così, però ce la caviamo.
E un'altra cosa, adesso non ritrovo più la domanda. Noi parliamo di tutto, ragazzi, eh? Cioè questa cosa della lingua per noi non è assolutamente una barriera, perché ripeto, io so benissimo esprimermi, non ho nessun tipo di problema. Affrontiamo tutti gli argomenti, anche cose più profonde o come vogliate definirle. Noi poi parliamo tantissimo, cioè io vi giuro sono una macchinetta, perché io sono una persona molto introversa, ma quando mi apro è poi alla fine, quindi adesso con lui sono proprio in uno stage superiore. Poi è lui che mi deve stare dietro, quindi nessun problema con la lingua, però maggiormente parliamo inglese. Questa è una domanda a cui voglio rispondere perché mi sento di dover un po' dare dell'informazione. Chiara mi chiede se lui ha confermato o superato le mie aspettative da K-drama, e qui ragazzi si apre un mondo, perché i K-drama sono come dei film. Non succedono le cose che vedete. I ragazzi non sono come vedete. Magari vi posso dire, per non proprio uccidervi il mito, che qui hanno delle cose che proprio loro culturalmente fanno. È un tenerci e dimostrarlo in maniera differente, con quindi delle azioni che magari a cui noi non siamo abituate. Però i K-drama sono K-drama. Per favore non pensate che venite qua i ragazzi sono così, perché veramente i peggio schifosi li ho visti qua probabilmente. Questa cosa mi fa ridere perché lui è tutto il contrario di delle cose che vedete nei K-drama, ma non perché mi tratti male, cioè ci mancherebbe altro. È proprio che lui è super scacciato, è confuso in aria, è molto impacciato, quindi non ha nulla a che vedere con quei personaggi, appunto. Quindi ogni volta che me lo chiedete poi mi viene da sorridere, perché lui è proprio un bonaccione, è super buono. Dice tutto con le migliori intenzioni, cerca sempre di vedere il buono in tutti, un po' credulone ogni tanto, però anche quello è un po' cultura loro. E quindi appunto hanno questi piccoli gesti che ti fanno, che magari all'inizio dici oddio ma che carino, tipo lui che mi alzavo e mi allacciava il giacchetto, oppure la scarpa, no no fermati, allaccio la scarpa, la borsa, che ogni volta che mi vede come prima cosa mi prende la borsa e la prende lui, e andiamo in giro sempre con la manina. Sono tutte piccole attenzioni, no? E ti chiede 800 volte al giorno se hai mangiato, quando io palesemente sono una persona che, diciamo, non skippa i pasti. Però, vabbè, apprezzo, ecco. Però nulla è come nei K-drama. Nulla è come nei K-drama. Proprio nulla, ragazzi. I K-drama sono come dei film. Voi se vedete un film americano, non è che pensate che America sia veramente così. Poi, racconta di quando avete deciso di stare insieme ufficialmente. Anche qui ci sarebbe da parlare per ore. Noi ci siamo visti diverse volte con Jenna e il suo fidanzato, che anche lui è coreano. E il mio, all'epoca non fidanzato, si era confrontato tante volte con Jiwon, che appunto è il fidanzato di Jenna, proprio perché lui mi avrebbe chiesto di stare insieme praticamente, penso, dalla prima sera in cui abbiamo iniziato a parlare. Sentiva quello che sentivo io. Mi spiace che lui non è potuto essere qui oggi, perché originariamente questo video doveva essere io, lui stava magari qua, perché lo sapete che poi io non lo mostro, e rispondeva anche lui insieme, no? Il problema è che gli è venuta la tonsillite, e quindi questo è. Io poi settimana prossima dovrò partire e andare via da Seoul per un po', e quindi dovevo girare questo video. E lui è una persona appunto che pensa tanto, riflette a quello che deve fare e deve dire, quindi voleva chiedermi questa cosa importante. E vabbè, poi mi ha spiegato che in realtà voleva chiedermelo bene, chissà che aveva in mente nella sua testa. Però alla fine, parlando, gli ho detto, cioè, ma che cosa ti immagini? Lui è il primo, capito? Che cosa ti immagini farò come nei K-drama? Cioè, che dobbiamo andare sulla Namsan Tower e non lo so, ci devono essere i fiori, i violini, non lo so, non è una proposta di matrimonio. Semplicemente, se ti senti di ufficializzare, è un ufficializziamo, nel senso che poi non si vedono altre persone, vabbè, non quello stessimo facendo, perché sia per me sia per lui è la prima relazione, tra l'altro. Quindi proprio figurati, io già stanne dietro a uno mi viene il magone, pensa più di uno, ma mai è stato nella mia testa. E quindi alla fine ha detto sì, e vorrei che fossi la mia ragazza. Quindi è stato molto caotico in realtà il tutto. E poi, come è stato il primo bacio, sempre successo in questo giorno che lui è venuto a provare la pasta al pesto, eravamo a guardare un film che vi giuro faceva schifo questo film, schifo, però era anche allo stesso tempo una delle prime volte ancora che ci stavamo incontrando fisicamente, intendo, perché poi appunto ci conosciamo già da un po' di più. Io ve l'ho detto all'inizio, sono molto sulle mie, e lui in realtà uguale, è sempre stato super rispettoso, non ha mai provato a fare nessuna mossa fuori luogo
mai, ma non le fa neanche tuttora, che tra virgolette magari potrebbe perché c'è una certa confidenza. Mi ricordo che lui si era avvicinato e mi stava abbracciando, diciamo così, no, di lato. Io semplicemente mi sono girata e gli ho dato un bacio a stampo. Io mi ricordo sempre la sofa. Ho fatto un attimo tipo perché, come, quando, però è stato molto innocente, è stato molto anche simpatico, perché poi lui dopo un po' mi si rigira e mi fa: ma lo volevo fare prima io, stavo solo cercando di costruire tipo il momento giusto per poterlo fare. Quindi insomma è stato molto molto carino, spontaneo, niente di troppo wow, perché ripeto, era il mio primo bacio, il suo primo bacio, anche un po' goffo. Ti immagini per una vita come sarà baciare qualcuno, che comunque è una cosa molto intima, anche per me, anche solo il bacio, perché comunque ti avvicini così tanto a una persona. E poi in realtà è tutto più semplice di quello che si pensa. Poi, questa è una domanda molto importante, lascio queste ultime due importanti alla fine perché so che possono essere pesanti. Allora, prima cosa, avete riscontrato problemi legati alle differenze culturali? E qui ovviamente, ragazzi, ci sono, perché cresci in due modi diversi, hai delle culture diverse, usanze diverse, modi di fare diversi. Ogni tanto escono fuori più che in altre situazioni, magari dipende dall'argomento, dalla situazione, dal momento, e alcune volte invece ci si passa tranquillamente sopra perché si capisce che quella è la questione. Conoscendo più io la sua cultura che lui la mia, all'inizio ero io quella che cercava di capire un po' di più. Tipo anche la questione che il primo mese non ci siamo visti perché lui doveva studiare. Cioè, non è che dici abiti in un'altra città o c'è qualsiasi tipo di problema. Lui doveva studiare, noi abitiamo a 20 minuti di distanza. Quindi mi sembrava assurda questa cosa, no? Poi riflettendoci, la cultura qui coreana è molto rigida. Quando si studia, si studia. Quando si lavora, non esiste nient'altro. Non te la devi prendere sul personale. Quindi ci sono tante piccole cose che ovviamente incidono, però noi riusciamo sempre a capirci. Una delle prime cose che gli ho detto, perché qui in Corea crescono con un modo di fare, parte tutto ovviamente dai genitori, è molto rigido. Loro sono molto chiusi con i sentimenti. È raro che ci siano persone, poi ovviamente ci sono perché tutti siamo diversi, però qui è raro che si aprano e parlino con i genitori, con i fratelli di situazioni. Tendono a tenersi tutto molto dentro. Quindi io la prima cosa che gli ho detto è: per favore, se c'è qualsiasi problema, qualsiasi cosa che non capisci, è importante, specialmente nel nostro tipo di relazione, parlare sempre, non di fare problemi mai. E quindi è una cosa che facciamo sempre: se c'è qualcosa che ci dà fastidio dell'altro, si capisce come venirci incontro, e questa è una cosa che apprezzo tantissimo. Loro hanno proprio questa rigidità, questo senso di dover sempre fare bene, e noi invece siamo molto più aperti, molto più libertini, molto meno impostati. E quindi a volte appunto magari ci sono cose che io faccio con molta leggerezza e invece lui ci pensa tanto. Loro portano molto rispetto alla famiglia, magari vedeva che io gli mandavo le emoji del dito medio a mia madre per scherzare, lui faceva: ma cosa sta succedendo? Perché è tua madre? Tu la tratti così? Gli ho detto: no, ma questo è un modo scherzoso. E poi gli abbiamo iniziato: ma tu non ci scherzi coi tuoi? No, non sia mai, assolutamente. E quindi sono tante piccole cose, però ripeto, per quanto mi riguarda, fondamentali in una relazione, a prescindere, è la comunicazione e la fiducia. Se non c'è quella, non c'è relazione. A maggior ragione in questo caso. Quindi ci stiamo gestendo e ci gestiamo meglio sempre di più. Ecco qui l'elefante nella stanza. Se avete seguito, principalmente credo di averlo detto in diverse live e poi anche in un blog, mi pare. Vi ho raccontato cosa è successo a metà dicembre più o meno. Lui ha deciso di dire ai suoi genitori che comunque hanno una certa età e un certo tipo di mentalità, e questa cosa già la sapevamo. Sono comunque persone abbastanza grandicelle e quindi hanno un po' una certa ignoranza, che non do neanche la colpa a loro, è proprio uno non è abituato, non è mai uscito dalla Corea, tanti fattori. Quindi lui ha deciso di dire ai suoi genitori, che comunque sapevano che lui aveva una fidanzata, ma
non sapevano tanti dettagli perché appunto poi non chiedono neanche più di tanto, gli ha detto che io fossi straniera, che vivevo qua, che io avevo una vita qui. Ovviamente loro si sono soffermati a sono straniera, cosa che anche qui apro una parentesi perché qualcuno me l'ha chiesto, per lui non è mai stato un problema, cioè ci mancherebbe altro. Io avevo già un po' attestato il terreno chiedendogli secondo lui come avrebbero potenzialmente reagito i genitori, ha detto mio padre proprio aiuto, mia madre un po' sni, però mi ha detto, mi ricordo una volta che stavamo guardando un programma alla TV dove c'erano queste coppie miste e mia madre faceva un po' le facce stortine, gli ho detto, beh magari per ora non glielo dire o comunque non lo so, cerchiamo un modo, e lui ovviamente ha preso nella foga del momento, perché poi capisco che tu voglia anche condividere con la tua famiglia se è una cosa che comunque ti fa star bene. E quella sera è successo il delirio, perché poi lui era stato qui, è tornato a casa, ha detto appunto questa cosa e non mi rispondeva più nei messaggi, quindi ho detto che cosa è successo, è tornato a casa, non lo so, e mi aveva scritto aspetta un attimo, dopo ti spiego. Quindi tra virgolette la cosa in mente mi era venuta che potesse aver detto qualcosa. Quindi diciamo che poi abbiamo vissuto dei giorni un po' particolari. Quindi no, i genitori non li ho conosciuti, non lo so se li conoscerò mai. Sanno da dove vengo come città, come paese, sì. A parte questo, ecco, loro sanno che sono straniera, appunto, questa è l'etichetta. Quindi io non l'ho mai presa sul personale questa questione, non ci sono mai rimasta male. Mi dà fastidio il fatto che stia male lui per questa cosa, perché ovviamente non può condividere, cioè almeno per il momento, nulla. E anzi, so che questa cosa è tra virgolette sbagliata, io ho cercato di fargliela capire, però poi è una scelta sua. In questo momento noi per i suoi genitori ci siamo lasciati, in teoria, dopo tutta la roba che è successa, quindi in futuro non so effettivamente come se ne uscirà. Io ho cercato di dirgli, guarda che agendo in questo modo in futuro i tuoi genitori, oltre che essere arrabbiati, si sentiranno anche feriti, pugnalati un po' alle spalle, quindi la situazione al momento è un po' così complicata. Poi lui è il figlio più piccolo, i suoi fratelli sono già entrambi sposati, appunto uno poi ha due figli. Non so cosa ci riserverà il futuro, perché io vedo un futuro con lui ovviamente, altrimenti non mi sarei mai messa con lui, non mi sarei mai aperta con lui, però non so con quali risvolti effettivamente. Diciamo sono quel caso su 20 che poteva succedere, perché qua è molto 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 frequente che ci sia un po' di razzismo verso gli stranieri in generale. In futuro potrei tranquillamente incontrarli anche con tutti i loro pregiudizi volendo, e fare un po' buon viso a cattivo gioco se poi la situazione dovesse un pochino ammorbidirsi, diciamo così. Quindi per il momento, cioè in realtà questo è l'unico problema della nostra relazione, perché vi giuro tutto il resto siamo molto tranquilli, non c'è stato mai un litigio che dici per qualcosa di importante, abbiamo i nostri piccoli screzietti, più io che lui ovviamente, però vi giuro che sono tutti dettati da qualcosa, non sono pazza. Però ecco, la situazione con i genitori e la sua famiglia in generale è un po' così. Con la mia famiglia, raga, vabbè, anzi non vedono l'ora di conoscerlo in realtà. E qui c'è anche un'altra domanda, perché qualcuno mi aveva chiesto se lo porterò mai in Italia, se comunque verrà in Italia. Per il momento no, tra l'altro lui non è mai uscito dalla Corea, quindi immaginate, non ha neanche il passaporto, per dire. In un futuro, se rimarremo insieme, e ovviamente io lo spero, credo proprio che sarà doveroso, a meno che poi i miei non vengano qui e lo conoscano direttamente qui. Però mi piacerebbe fargli vedere anche la realtà da dove vengo, però per ora non c'è questo programma, non c'è questa necessità neanche. Quindi ragazzi, io credo di aver parlato abbastanza, spero di aver risposto un po' ai vostri quesiti, sicuramente vi ho tolto qualche dubbio e qualche perplessità, poi magari in futuro risponderò a qualche altra domanda, e quando lui starà meglio, quando riusciremo a organizzarci, sicuramente risponderò magari anche con lui, perché poi ho messo appunto oggi il box delle domande e tanti di voi hanno pensato che fossero domande che io avrei fatto a lui. Quindi c'erano anche domande su di me, quindi mi ha fatto molto sorridere questa cosa, e magari in futuro appunto la faremo, sempre poi senza riprendere lui, perché ve l'ho già detto, secondo me non è necessario,
capisco la curiosità, non è il suo mondo, non è il suo lavoro, lui non ha l'obbligo di farsi vedere assolutamente, per dire, cioè lui non usa neanche Instagram a momenti, non c'ha niente di niente, cosa che apprezzo assolutamente. Noto questa cosa che chi lavora vive tanto i social preferisce sempre le persone che non ne hanno niente a che fare, proprio per staccare per bene tutta la situazione. Come vi ho detto anche in una delle live più recenti, vi ho detto, nel momento in cui lui entrerà a far parte della mia routine di più, se un giorno nel caso dovessimo andare a vivere insieme eccetera, sarà ovviamente diverso, perché lui verrà integrato nei miei video in modo differente, no? In questo momento non lo trovo una cosa necessaria, quindi va più che bene così. Detto ciò, io vi mando un bacio grande, grazie per essere stati con me tutto questo tempo e noi ci vediamo a uno dei prossimi video. Ciao!